Bella a tutti ragazzi, siamo su Clash Royale. Questa mattina siamo qui su un nuovo episodio. Vi mostrerò un nuovo deck che ho scoperto ieri, che ho provato stamattina a giocare, che è veramente meraviglioso. Il deck in questione è questo. Un deck con Mega Sgherro, Scarica, Mastino Lavico, Specchio, Estrattore di Elisir, Stregone di Ghiaccio, Veleno e Mini Pecca. L'ho visto usare a più persone in diverse occasioni e ero curioso di provarlo. È un deck pazzesco. Non l'ho usato direttamente, diciamo, nelle battaglie globali. L'ho provato all'interno di Sfida Classica e ho vinto 4 partite e perse 2. Considerando che non l'avevo mai usato e che consiste anche nel Mastino Lavico, una carta che ho ottenuto questa mattina, shoppando dopo tanto tempo questo pacchetto, ho deciso di adesso di mostrarvelo e farvi capire le potenzialità di questo deck. Ne ho perse qualcuno, vedete, ma vediamo subito la prima. Questo è un deck che non è molto molto facile da usare, ve lo dico subito. Infatti ci vorrà del tempo per capire come utilizzare al meglio, ma io sono qui come al solito per aiutarvi, farvi capire come sfruttare un deck che può avere delle potenzialità, ripeto, enormi, proprio perché consiste anche nell'uso di questo Mega Sgherro, che è questa nuova unità che hanno introdotto nell'ultimo aggiornamento, e consiste in uno sgherro con più forte, perché ha uno scudo, diciamo, e fa un grandissimo danno. Questo deck, come vedrete più avanti, consisterà nel lanciare il mastino da dietro, che farà da tank, e posizionare dietro di lui due Mega Sgherri. Questo perché l'utilizzo dell'estrattore dell'Isir e dello specchio permetterà di generare facilmente due Mega Sgherri che faranno un danno incredibile alle spalle del Mastino Lavico. Considerando che il Mastino Lavico ha un'enormità di vita, i Mega Sgherri non lo hanno, ma da dietro faranno un danno incredibile. Qui vedete, per sbaglio l'ho lanciato davanti, infatti lo stregone me lo fa fuori praticamente. Questa è la prima partita che facevo. Guardate il Mega Sgherro, ha dato un colpo allo stregone, quanto gli ha tolto. Dall'altra parte, fortunatamente, con il Mini Pekka sono riuscito a bloccare il gigante e a ricevere praticamente pochissimo danno. L'aspetto più difficile di un nuovo deck è quello di scoprire come usarlo all'inizio. Solitamente, infatti, io quando scopro un nuovo deck lo uso per all'interno del clan. Adesso con il nuovo aggiornamento si può giocare anche con gli amici in amichevole, e adesso che c'è anche questa nuova modalità sfida, che come sapete in cambio di un determinato tot di gemme che valgono per l'iscrizione è possibile effettuare 12 battaglie, e se ne vinciamo 12 e non ne perdiamo, ne possiamo perdere al massimo 3, otteniamo carte ed oro. Questo tipo di sfida che ho fatto adesso consiste semplicemente nell'utilizzare 10 monete per l'iscrizione, 10 gemme. Quindi è un'ottima arena per provare nuovi deck. Guardate ora il mio Mega Sgherro. Ho messo anche la Veleno. Guardate che difesa incredibile. Cioè il Mega Sgherro con due colpi, a parte che c'era anche il Mini Pekka, ha buttato giù un gigante. Cioè il Mega Sgherro ha un potere simile quasi a quello di Mini Pekka come danno. Dopo andremo a vederlo meglio, ma vi assicuro che come Veleno... Guardate qui. Ora... due Mega Sgherri, mastino e butto anche la Veleno. Cioè qui lui, cosa fa? Tu non sai cosa fare qui. Gli ho tolto quasi metà vita di, gli ho tolto metà vita di una torre con questa combo. Mega Sgherro, Mastino Lavico, Veleno. Qui alla fine riesco anche a gestirla abbastanza bene. Guardate che mazzate con questa manona che tira questo Mega Sgherro. Non lo volevo neanche prendere inizialmente, però ragazzi... c'è poco da fare, forte, cioè non è inutile che siamo qua a girarci intorno, è un'unità veramente forte, e soprattutto guardate quanto ha tolto il gigante con due mazzate. Il gigante, ricordiamoci, è un'unità che ha tantissima vita, ha tantissima vita. Qui guardate, Mini Pekka e Mega Sgherro insieme, guardate il Mega Sgherro cosa fa al domatore, due colpi gli ha tirato, cioè è incredibile. Io spero veramente che questo video vi serva d'aiuto. Io ve ne mostro due di battaglie, perché come al solito non vi voglio annoiare troppo. E un'altra carta che ho pochissimo utilizzato, ma che sto notando è grandiosa, è la Veleno. La Veleno è pazzesca, soprattutto nella combo Mastino Mega Sgherro. Questo spero che sia un deck che useranno in tantissimi. Adesso guardate qua, due Mega Sgherri contro il gigante. Guardate il gigante come va giù con due Mega Sgherri. Guardate, è incredibile. È incredibile. Cioè, a parte perché te potete dirmi, il Mega Sgherro era un livello più alto del gigante, ok, ma ricordiamoci che il gigante
riusciamo a buttarlo giù facilmente solamente con Barbari di solito e mini Pekka. Qui con un Mega Sgherro gli togli un casino di vita. E Mega Sgherro ha 3 di Ghisir. Cioè, ragazzi, questa è un'unità secondo me che avrà un gran futuro. Adesso continuiamo. A me interessa che comunque vediate come sto utilizzando questo deck, che secondo me è bellissimo. Facciamo adesso la seconda partita. Qui mi pare ho fatto addirittura 3 corone. Sì, probabilmente non so. La cosa che voglio farvi anche notare è che qui il livello di unità è praticamente parificato. Quindi non si può dire che io ho un livello più alto di truppe degli altri ed è per questo che vinco. Cioè, sto giocando alla pari. È un deck che è alla pari con gli altri. E è veramente forte. Cioè, non so come dire. Poi mi sto divertendo un casino ad usarlo perché è divertente. Qui ho fatto una cosa rischiosissima, però volevo provarla. Ho specchiato un estrattore di Elisir. Perché adesso con l'aggiornamento nuovo lo specchio genera un'unità che è un livello più alto, non un livello più basso. Quindi io, se lancio ad esempio il mastino lavico, se lancio qualsiasi unità con lo specchio, anche se lanciare il mastino lavico con uno specchio è da deficiente, che cazzo lo farebbe mai? Però, guardate il Mega Sgherro che mazzate gli tira, cioè, ha ucciso il mio domatore, e il suo domatore ha ucciso. Qua con lo specchio riesco anche a utilizzare di nuovo cioè. È un deck che funziona molto molto bene. Sembra fatto alla cazzo, ma è un deck che funziona veramente veramente bene. Mi sto dicendo comunque che il nuovo aggiornamento. Guardate qui! Ci sono riuscito a buttargli giù una torre praticamente con un solo attacco. E sono riuscito a ripiegare tutto l'elisir che ho sprecato con quei due estrattori con specchio. Lui comunque riuscirà a buttarmi giù la torre, per carità. Ma è un deck molto anche difensivo, buono, ci si difende bene. Vi dicevo, con lo specchio ora si aumenta di un livello la unità copiata. Questo può essere molto utile. Guarda, qui non sa cosa fare. C'è il mio Mega Sgherro da dietro. C'ha qua il mini Pekka fatto da tank quasi. Il mio Mega Sgherro da dietro. Guardate le mazzate che tira la torre centrale. Guardate quanto li toglie. È incredibile. Quindi vi ho detto, con il nuovo aggiornamento, il fatto che hanno messo che si potenzia di un'unità le proprie può essere anche utile in battaglia per sfidare magari utenti che hanno livelli di truppe elevati. Adesso che sono a 3.400 coppe, 3.300, trovo molti giocatori che hanno truppe col Pekka, le rare al 9, diciamo. E magari con lo specchio potrò generare anch'io mini Pekka all'8, mini Pekka al 9 con lo specchio. Quindi, ragazzi, è molto molto interessante questo aggiornamento. Ha portato molte cose interessanti, ma soprattutto ha portato queste unità. Che a mio parere sono fondamentali. Guardate qui l'avelino, faccio piazza pulita, il mio mastino continua ad andare avanti imperterrito. Qui ho fatto una cosa forse un po' esagerata, lancio due mastini lavici, però guardate come difendo perfettamente la mia torre. Guardate il Mega Sgherro, come pulisce l'area. Bellissima questa unità, fantastica. Poi guardate adesso anche i barbari. Cioè li prende ammazzate come fossero delle carotine e li uccide. Ragazzi, non ho parole. Io spero veramente che questo video vi sia piaciuto, che vi sarà d'aiuto per trovare un deck buono anche per voi. Ovviamente, se non avete il mastino lavico, non so cosa potete fare. Io l'ho trovato stamattina il mastino lavico. Ho comprato il bundle e me l'ha dato dentro. Un po' di culo anche a me ogni tanto può servire, no? Comunque, questo è un deck per chi ha queste carte. Potete forse cambiare lo stregone di ghiaccio, ma il mastino lavico, il Mega Sgherro, lo specchio e l'estrattore, purtroppo, sono abbastanza necessari. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sta per finire. La maggior parte delle volte la battaglia la finisco tramite scarica, perché magari con l'avveleno riesco praticamente ad azzerare la vita della torre, come adesso. La vita della torre diminuisce, anche perché il mastino lavico è lento. Ora che arriva lì è lunga. Vedete, faccio una scarica e li butto giù la torre. Questo è un deck fantastico. Lo so che ho detto troppe volte, ma quando io scopro qualcosa di nuovo, una macchina da guerra così buona subito, sono veramente esaltato. Sono veramente euforico. Quindi, guardate quante monete che ho. Questo è il deck, ve lo mostro ancora una volta. Qua nel mio clan qualcuno ha chiesto qualcosa, non lo so. Ringrazio tutti per aver visto questo video. Lasciate un like, un commento se questo tipo di deck vi è piaciuto. Se volete altri consigli, ci vediamo presto su Jackie Channel con nuovi gameplay e walkthrough. Bella a tutti!